La lotta al doping deve essere combattuta su più fronti, da quello scientifico a quello della ricerca, da quello giuridico, perché l'atleta è al centro di tutto questo processo. L'atleta pulito ha bisogno di avere persone competenti intorno a sé, ha bisogno di poter dialogare, di poter conoscere, perché il primo responsabile sempre è l'atleta. Quindi la nostra esperienza sul campo è quella di dare il massimo negli allenamenti, nelle gare, ma tutto quello che c'è intorno a noi deve permetterci di arrivare al risultato nel miglior modo possibile. Possibile con la serenità possibile. La lotta al doping è una lotta dove gli atleti si sono messi in campo in prima persona, si sono sottoposti a controlli, si sottopongono a un regime strettissimo di controlli a sorpresa, ma c'è bisogno di dialogo e di conoscenza, e quindi ben vengano degli incontri e dei corsi che permettono a chi è intorno all'atleta di essere specializzato.